Buongiorno, siamo qui ospiti della Libreria Paoline di Como per presentare un libro edito dalla stessa casa editrice delle Paoline, che ringraziamo. Pubblicato nel giugno del 2021 di quest'anno, il libro è di scanto Voci di donne sull'enciclica Fratelli Tutti. Io sono Benedetta Bedendo, sono stata insegnante di religione cattolica per molti anni nella diocesi di Como, sono sposata e madre di 3 figli, ormai adulti. Mi lega a Grazia Villa un'amicizia ormai pluridecennale. Grazia è avvocata ed è conosciuta nella nostra città per il suo impegno professionale, culturale e civico. Si è occupata dei diritti delle donne, di lavoro, di minori, di famiglia, di immigrazione, di cittadinanza e libertà. Studiosa del pensiero delle donne e della teologia femminista, attualmente si occupa di percorsi formativi sui temi della legalità, dei diritti umani e dei diritti delle donne. Sono qui per chiederle di presentare il libro di scanto di cui è autrice, insieme con altre donne. Studiose di diverse appartenenze, credenti e non, accomunate tutte dall'essere pensanti, è secondo una felice affermazione del Cardinal Martini. Possiamo partire con le domande? Certo. Allora, anzitutto, come nasce questo libro? È una batteria di domande in realtà. Come nasce questo libro? Da chi è stato scritto? Perché questo titolo così particolare, di scanto? Come mai la scelta di contributi unicamente femminili? Ecco, era davvero necessario nel panorama delle molte letture, dei molti commenti all'enciclica Fratelli Tutti, un libro di questo tipo? Con chi intende interloquire? Bene, ringrazio l'amica Benedetta Bedendo e parto a rispondere a questa serie di domande. Intanto, come nasce questo libro? La risposta è la più semplice, la enciclica Fratelli Tutti di Papa Francesco, di cui parleremo ampiamente in questa intervista, è stata una lettera che ci ha provocate in maniera profonda e con un gruppo di donne, alcune delle quali sono in relazione tra loro, altre che si conoscono semplicemente attraverso gli studi e la stima reciproca, abbiamo deciso di rispondere a un appello che abbiamo letto esistente nel tessuto della stessa enciclica. Cito i nomi anche perché citare questi nomi significa anche incuriosire, destare un interesse anche alla lettura, e velocemente sono Maria Cristina Bartolomei, Emanuela Buccioni, Gabriella Caramore, Antonella Casiraghi, Asme Dahan, Carla Danani, Rosanna Persini, Marisa Forcina, Sulamit Fustenberg-Levi, Silvia Giacomoni, Lidia Maggi, Luciana Miriam Mele, Lilia Sebastiani, Grazia Villa e Rosanna Virgili. Non mi dilungo nella narrazione delle storie che stanno alle spalle di questi nomi e che troverete ampiamente indicata in fondo al testo. Molte di queste donne sono conosciute in ambito ecclesiale oppure anche in ambito culturale, alcune sono giornaliste, altre teologhe, altre bibliste, altre insegnanti, altre sorelle nel senso di religiose, quindi veramente sono molte voci. E qui mi serve questa parola, molte voci, non solo perché è sottotitolo Voci di donne, ma perché spiega anche questa parola strana di cui mi ha chiesto Benedetta Bedendo. E che cosa significa discanto? Il discanto, e qui le mie amiche musiciste lo hanno colto immediatamente, è la definizione di quel momento in cui nei canti, tra l'altro nei canti gregoriani, nei canti della liturgici, si passa da una monodia, cioè un'unica voce, all'inserimento di un'altra voce, quella che spesso viene definita controcanto in maniera non tecnica, ma che in realtà si definisce discanto. Quindi per noi questo testo, e quindi rispondo anche alla domanda del perché è stato scritto, mettersi insieme
con voce di donne a commentare l'enciclica è stato rispondere a un desiderio di proporre semplicemente e con tutte le nostre forze insieme un discanto. Il discanto non è una disarmonia, non è un andare contro, per questo che è meglio usare discanto che contro canto, perché nel nostro commento non abbiamo voluto andare contro nessuno, ma abbiamo voluto accogliere l'invito al dialogo che Papa Francesco sempre spesso propone. Ultima cosa, era necessario? Questa domanda mi ha colpita perché ci interroga profondamente, interroga anche me, perché era necessario, con chi volevamo interloquire? Innanzitutto con Papa Francesco, al quale spero il libro sia giunto per tempo e ci farebbe piacere anche, sappiamo che è un sogno, uno dei tanti di cui parleremo anche oggi, però era rispondere a questo appello, appunto, quindi una necessità, un'urgenza che partiva dall'essere interpellate. Voi sapete che ci sono state anche delle polemiche sul fatto che l'enciclica si chiamasse solo Fratelli Tutti e non Sorelle, fratelli e sorelle, con una sorta di esclusione per noi donne qui presenti e per tutte le donne che anche hanno scritto questo libro. E noi, come dice molto bene Maria Cristina Bartolomei nella sua introduzione, abbiamo deciso di fare di questo vuoto, di questa assenza, reale o apparente, lo scoprirete anche leggendo il nostro libro, una risposta, un canto. E quindi per noi era necessario. Benissimo. Allora, seconda domanda. Papa Francesco ha voluto firmare questa enciclica sulla tomba del poverello di Assisi, quasi ad invocarne la protezione, in un momento di svolta epocale per l'umanità, segnato dall'evento della pandemia, che non aspettavamo, dalla crisi climatica, dalla globalizzazione, dall'esclusione di molti, di troppi, dal banchetto della vita. Sono quelle che Papa Francesco chiama le tenebre di un mondo chiuso e che Rosanna Fersini riprende nel suo contributo. Ecco, puoi presentarci queste ombre di un mondo chiuso? Sì, l'enciclica Fratelli Tutti si dilunga molto, come del resto Papa Francesco aveva anche fatto nelle sue encicliche precedenti, in particolare nel Laudato Si, ad analizzare la realtà. Diciamo che ancora una volta, forse portando anche all'estremo questa sua tendenza, il Papa mette i piedi nel fango della storia, e cioè non si sottrae, e lo abbiamo visto anche nella sua modalità di vivere il suo papato, non si sottrae alle provocazioni anche della storia ferita, della umanità disgregata, di un mondo che si trova, appunto, come lui usa, con queste espressioni molto forti, alcune anche che si possono considerare apocalittiche se non addirittura escatologiche, affronta il reale. E tutte noi, in tutti i contributi, non ci siamo potute sottrarre da questa provocazione. Quali sono queste ombre? Sicuramente, anzi, Rosanna Virgili le chiama quali sono le querele e i querelati, cioè chi si lamenta, chi si trova vittima di queste ombre. E il Papa, come sempre, mette al centro della sua enciclica e della sua dottrina e della sua sapienza i poveri, gli scartati, gli ultimi, e anche fisicamente al centro dell'enciclica, proprio al centro fisico, sta la parabola del buon samaritano, dove al centro della parabola del buon samaritano il Papa non mette il samaritano solamente, ma mette l'uomo ferito dai briganti. E quindi l'ombra più grande che il Papa evidenzia, oltre al disastro ecologico, alle guerre, alla fame, tutti i temi che a lui cari, a noi cari, mette al centro le conseguenze di una società, di un'economia, di una politica che non mette al centro il povero. E quindi a un certo punto addirittura ci dice: o noi siamo l'uomo ferito dai briganti o siamo tutti briganti. Addirittura usa questa espressione molto forte. Quindi l'ombra più grande è l'assenza della fraternità.
Benissimo, andiamo avanti allora. Allora, nel suo lungo sviluppo, nella vastità e varietà dei temi toccati, l'enciclica di Papa Francesco ci provoca sul tema della fratellanza, come appunto stavi dicendo. Per questa ragione la maggior parte dei contributi contenuti nel libro trattano proprio questo tema, fratellanza, fraternità, e mettendone in luce la portata fondativa, ma anche le tensioni, l'ambiguità drammatica con cui è vissuta o negata questa realtà della fraternità, della fratellanza. Ma fratelli e sorelle, si nasce o si diventa? Sì, questa è una domanda molto forte, e tanto è vero che in quasi tutti i contributi ci siamo chieste questa fraternità invocata come antidoto alle ombre chiuse del mondo, come si costruisce, come si crea, si nasce già fratelli e sorelle oppure si diventa? La risposta è quasi una domanda retorica, perché si diventa. Si diventa, e il Papa si dilunga anche in molti capitoli a descrivere come si diventa, come si può diventare fratelli e sorelle. E in molti articoli si cita anche la storia biblica di Caino e Abele, si citano le ferite di una fraternità e di una fraternità che non può essere data per scontata. La cosa importante è che la fraternità il Papa la individua prima ancora, e lo farà nei capitoli finali, dell'essere tutti figli e figlie di un padre, e questo vale per le religioni. Invece, proprio perché l'enciclica è rivolta a tutto il mondo, non solo al mondo religioso, il Papa individua la fraternità in una comune nascita dell'umanità. E si deve partire da lì, cioè siamo tutti umani, siamo tutte creature che vivono nel mondo e che devono imparare a diventare fratelli e sorelle. Perfetto. Allora, poi passiamo al discorso dei sogni. Il contributo di Rosanna Virgili è proprio sul sogno. Il titolo del suo contributo si intitola I sogni si costruiscono insieme. E quindi riprende le espressioni di Papa Francesco, sogno, sognare, che ricorrono per ben 15 volte nel testo di un'enciclica. E qualcuno si è stupito di questo fatto, che in un'enciclica sia contenuta così tante volte la parola sogno. Il Papa dice che occorre sognare insieme per non coltivare miraggi. Anche per questo Papa Francesco è stato criticato. Le osservazioni che gli sono state rivolte spesso sono gli antipodi: troppo ingenuo, troppo utopico, troppo politico, troppo pessimista, iperrealista. Vale anche per questa enciclica. E dov'è il suo cuore pulsante? Beh, sicuramente vale per questa enciclica, e dobbiamo anche dire in tutta onestà, nel nostro desiderio di scrivere questo testo, non abbiamo voluto, e lo dico per chi ci ascolta, iniziare un'opera semplicemente di piaggeria o di adulazione nei confronti di Papa Francesco, che viene nominato in maniera diversa, molto spesso anche nell'ambiente culturale. Ma volevamo appunto aprire un dialogo franco, quindi alcune critiche anche noi le abbiamo mosse al testo. Innanzitutto diciamo che la critica più condivisa è proprio questa assenza della nominazione delle donne, pur essendo sempre presenti nel sottofondo del testo. E su questo poi leggerete le varie sottolineature. Quindi credo che sia importante anche per i lettori e per le lettrici affrontare un testo franco. Il Papa ci richiama molto spesso alla parresia, alla franchezza, e noi abbiamo cercato, con i nostri limiti, di fare questa operazione. Quindi le critiche sono ben accette. Nei confronti del Papa però a volte non sono solo critiche, ma sono aggressioni, attacchi. E la cosa interessante, ne abbiamo parlato anche insieme, è come anche per questa enciclica, l'enciclica è stata criticata perché le si dice troppo politica. Il Papa è sempre troppo politico, oppure troppo pessimista.
troppo realista, come si diceva, e soprattutto si è discusso nei vari commenti se questo tono apocalittico che il Papa ha utilizzato nel descrivere queste ombre sia eccessivo rispetto alla parte propositiva. Questa è stata una delle critiche, no? Cioè, non so quanti capitoli dipingono le tenebre, poi c'è il buon samaritano e poi ci si sforza di trovare delle soluzioni, e quindi la critica è molto forte sotto questo punto di vista. Poi ci sono i soliti detrattori e detrattrici, ahimè anche qualche detrattrice, del Papa, che lo accusano appunto di usare delle categorie politiche, non delle categorie dogmatiche. La critica: ma questa non è una vera e propria dottrina della Chiesa, non può essere ascritta nemmeno in un magistero, perché i riferimenti biblici o anche alla dottrina precedente non esistono. Il Papa cita se stesso praticamente, oltre che alcuni uomini a cui lui si riferisce. Insomma, l'operazione è stata una grande operazione, perché sono tantissimi paragrafi, è molto lungo il testo, molto denso, quindi è inevitabile che ci siano delle osservazioni e delle critiche. Certamente il cuore pulsante resta comunque la fraternità. Cioè, la scommessa che lui lancia è questa: la soluzione rispetto ad una visione apocalittica è, se non vogliamo, perché lui lo dice, che il mondo salti, che saltino le relazioni, che le nuove generazioni si perdano, è costruire questa fraternità che noi chiamiamo essere anche sororità. Perfetto. Ecco, a questo punto puoi presentarci il tuo contributo? In che cosa consiste? Io quando ho letto il titolo mi sono stupita di questa espressione, l'olio dell'amore politico. Che cosa intendi con ungere il presente? Sì, il mio testo si intitola Ungere il presente, l'olio dell'amore politico. Allora, questo tema dell'unzione, come si può immaginare, così è la suggestione, mi è nata anche sia dal pensare a quella che nel sinodo dell'Amazzonia viene definita una chiesa maddalena, sia pensare al buon samaritano che il Papa ha citato. Il buon samaritano unge, si fa carico di questa persona ferita e le unge con unguento le sue ferite, poi se lo carica sulle spalle e lo consegna all'albergatore. Molto interessante che il Papa si occupa anche del ruolo dell'albergatore, che si fida rispetto al ritorno in cui potrà avere anche un compenso. Dicevo, e poi l'unzione di Betania, in cui la donna si inchina a ungere i piedi di Gesù, e quindi mi piaceva questa espressione ungere, cioè nel senso di questo olio profumato che lenisce le ferite. E la scommessa sta nel fatto che il Papa usa questa categoria, che per la verità in filosofia è stata utilizzata qualche volta, ma è molto raro, l'accostamento tra l'amore e la politica. Lui parla dell'amore politico, e quindi anche qui è la scommessa, l'amore politico dentro la scommessa della fraternità. In un cerchio concentrico il Papa dice: bisogna arrivare alla fraternità. Quale può essere uno dello strumento? Quali possono essere gli strumenti? L'amicizia sociale, che è un altro dei passaggi della Fratelli Tutti, ripreso anche nel nostro testo, e l'amore. L'amore politico, cioè il Papa in questa enciclica ridelinea una vocazione della politica che è agli antipodi del pensiero diffuso, anche nostro, sulla politica esistente. E lui dice: non può non esserci questa possibilità di riscatto anche della politica, una politica che deve però tenere sempre, partire dallo sguardo sui poveri, sugli scartati, sui piccoli. Tanto è vero che nel mio capitolo io evidenzio tre questioni sulle quali il Papa fa una denuncia senza appello, e sono questioni che lui da tempo ha già evidenziato, e che sono la guerra, la pena di morte e il libero mercato. E per quanto riguarda la guerra, ripete
anche delle affermazioni e delle condanne che aveva già fatto in altre encicliche. Per la pena di morte fa una piccola aggiunta riprendendo un passaggio di una sua omelia in cui osa dire che anche l'ergastolo è assimilabile alla pena di morte, e quindi giunge alla conclusione che guerra e pena di morte, virgola, ergastolo devono essere eliminati. Il passaggio successivo è quello sul libero mercato. Devo dire, e ho cercato di evidenziarlo nel mio testo, rispetto a tutto, a tutte anche la dottrina sia di Giovanni Paolo II, i discorsi anche in parte di Papa Benedetto, eccetera, e i suoi stessi di Papa Francesco, qui fa un salto il Papa, e credo che questo sia stato una delle critiche che gli hanno fatto, cioè praticamente lui dice il libero mercato ha fatto acqua. Addirittura arriva a delle espressioni molto molto forti che non aveva mai utilizzato in precedenza, ma non solo quelle relative alla proprietà o ad altri accenni che lui aveva già fatto, ma arriva a dire che anche gli sforzi, leggo solo un pezzetto dell'enciclica, che il mercato da solo non risolve tutto. E qui rivolgendosi, perché nell'enciclica c'è sempre un noi, benché a volte vogliano farci credere questo dogma di fede neoliberale. Si tratta di un pensiero povero, ripetitivo, che propone le stesse ricette di fronte a qualunque sfida. Il neoliberismo riproduce se stesso tale quale, ricorrendo alla magica teoria del traboccamento, del gocciolamento, come unica via per risolvere i problemi sociali. E non ci si accorge che il presunto traboccamento non solo non risolve l'inequità, ma appunto, e qui fa strage, la speculazione finanziaria con il guadagno facile continua a far strage di poveri. Il Papa poi qui introduce sempre nell'amore politico questo concetto di popolo, anche qui si dice che cosa intende per popolo, ma è diventato un populista. In realtà il Papa parla del popolo nel senso latinoamericano. Il suo popolo è il popolo di Puebla, è il popolo dei poveri che lui ha conosciuto, del processo di evangelizzazione, è il popolo di Oscar Romero, è il popolo di Marianela Garcia Villas, dei martiri dell'America Latina. E noi o mettiamo questa lente di lettura della storia, che è quella che non solo il Papa, ma molti invocano, cioè la storia letta dal sud, cosiddetto sud del mondo, altrimenti non possiamo comprendere nemmeno l'enciclica Fratelli Tutti. Quindi una centralità della persona umana rispetto all'economia, rispetto al mercato. Non solo della persona umana, questo sicuramente. Lui mette al centro la persona umana povera, la persona umana scartata, le vittime della storia che non devono più esistere. Lui dice, se questa economia, se questa storia, se questa politica, se questa tecnologia, se, e lì c'è tutta la descrizione realista, non lascia vittime, ne basta una, basta un uomo, una donna, e purtroppo le donne vengono citate anche per l'aspetto così dell'essere vittime, ad essere ferita per dire che qualcosa non funziona, e quindi o si pone rimedio o altrimenti salta tutto, ed è questo il senso della critica dalla visione apocalittica. Perfetto. Direi per finire, il contributo di Maria Cristina Bartolomei ha un titolo particolare che mi ha colpito, per cui l'ho letto con molta attenzione. Ecco, riconoscere le donne per riconoscere l'umanità di tutti. Che cosa significa in questo momento storico nel quale il ruolo delle donne nella società e nella Chiesa è al centro del dibattito politico, sociale ed ecclesiale? E cosa vuol dire riconoscere le donne per riconoscere l'umanità di tutti? E in questo momento in cui le donne sono anche spesso vittime di violenze, di emarginazione, di esclusione, mi vengono in mente le ragazze che non possono andare a scuola in Afghanistan. Sì, questo è come la chiusura del cerchio. Come dicevo all'inizio, noi ci siamo sentite interrogate come donne anche da questa lettera, pur non essendo presenti nel titolo, e quindi era giusto anche per noi chiudere questo libro con il capitolo di Maria Cristina Bartolomei,
che rimette al centro la questione da cui eravamo partite, cioè da questa necessità di rispondere all'appello. Il Papa usa spesso questo simbolo, questa figura geometrica del poliedro, dove al centro appunto ci sono i poveri e intorno ci sono le periferie. Ed è questo che noi abbiamo voluto affermare, che vorremmo sostenere, che le donne non sono, anche se vengono considerate tali, ancora, ahimè, da una società patriarcale e a volte anche da una chiesa che assume il voto patriarcale, non siamo alla periferia. Siamo assolutamente dentro i processi della storia e non solo come vittime. Ecco, un pochino l'aspetto è questo. Cioè, è importante sottolineare gli aspetti, cioè, appunto parlavamo delle persone ferite, quindi quando una donna, un uomo, un bambino, una persona è ferita, deve essere posta al centro, ma deve essere anche considerato in questa ricerca di dialogo che intesse tutta l'enciclica, dialogo con le religioni, dialogo con l'ateismo, dialogo con tutta l'umanità. A maggior ragione dovrebbe esserci questo dialogo che Bartolomei dice chiama il riconoscimento. Oramai è evidente, solo un po' chi è affetto da cecità storica, da cecità sociale, da cecità politica e anche da cecità, se vogliamo dire, religiosa, il non vedere questo protagonismo, il non riconoscere che se non c'è questa condivisione nella costruzione della fraternità e della sororità, manca un pezzo di umanità. E questo è, cioè, oramai è talmente evidente che per non vederlo bisogna mettersi il burka. Per non vedere che questa è una nuova realtà, c'è un burka della mente che è quello del non sognare insieme una realtà diversa e anche una chiesa diversa. Ed è importante, l'abbiamo detto quasi tutti e tutte, e Benedetta Bedendo molto gentilmente lo ha richiamato, questa categoria del sogno, se è vero che i sogni si costruiscono insieme, come dice il Papa, il sogno di un'umanità diversa e di una umanità unta, avvolta, accarezzata dal sogno della fraternità, non può che essere costruita, il sogno diventerà realtà solo se uomini e donne lo faranno accadere ancora, altrimenti rimarrà non un'utopia ma un miraggio. Perfetto. Ringraziamo. Mi veniva quasi spontaneo di porre un'ulteriore domanda. C'è un contributo di Lilia Sebastiani sulla gentilezza. È gentilezza umanizzare l'umano. Ecco, mi sembra che tutte le parole che Grazia ha ricordato, fraternità, cura, ungere il presente, proprio come prendersi cura amorevolmente, siano tutte dentro questo tema della gentilezza che peraltro è molto caro a Papa Francesco. L'ha ripreso dall'inizio, no? del suo pontificato in tanti modi. Ecco, mi chiedevo se la gentilezza è soltanto una questione di forma oppure a questo punto è una questione di sostanza, di Vangelo. È imparate da me che sono mite e umile di cuore. È questa capacità di accogliere l'altro, di fare spazio, di riconoscerne anche la diversità. Se puoi dirci qualcosa. Sì, la gentilezza è l'antidoto al pugnale. Mi verrebbe da dire questa espressione che mi è venuta in mente in questo momento. Quindi come non cioè violenza. Caino e Abele, la fraternità ferita, non sa che cos'è la gentilezza, perché coltiva nel cuore la rivalità, la gelosia, l'odio, che sono alla base della violenza, la prevaricazione. Quindi la gentilezza non può essere vista come appunto forma di galateo, fair play, che oddio non guasterebbero nemmeno, perché certo. L'aggressività che abbiamo nelle nostre relazioni, nei social, la televisione, anche solo come forma di galateo potrebbe insomma essere ben accetta e ben accolta, ma è una cosa più profonda. Ciò che il Vangelo, come tu citavi, la figura di Gesù, mite umile di cuore, è una categoria
del martirio, è una categoria della croce, è una categoria di chi dà la vita per gli altri. Quindi la gentilezza è una virtù forte, non è una forma, come dicevi tu, nemmeno Galateo, non solo è sostanza, ma è fondativa della fraternità e delle nuove forme e modalità di stare insieme. Non è nemmeno una categoria femminile, perché questi sono stereotipi. Possono esserci donne e uomini che fanno della gentilezza la forza della loro esistenza e anche la bellezza dell'annuncio di fede. E questo vale per la parte della enciclica che si rivolge alla Chiesa, si rivolge a noi, ai cristiani e cristiane, e quindi anche il Papa, anche se non è questo l'oggetto di questa enciclica, indica anche alcune strade di riforma della Chiesa che la facciano diventare Maddalena, Mariana, Samaritana e quindi il simbolo, l'icona della gentilezza. Certamente, quindi gentilezza, come ama dire il Papa, in spagnolo si dice ternura, che vuol dire proprio tenerezza, spazio di accoglienza, mi verrebbe da dire che è una categoria ontologica che consente alla diversità di rapportarsi e di vivere insieme. Bene. Ringraziamo per questa occasione che ci è stata data in questa intervista e siamo molto contente di averla fatta a due voci. Per noi era importante che anche in questa intervista ci fosse un discanto e che il discanto si fonda sulla relazione, sull'amicizia e sulla capacità di ascoltarci anche reciprocamente. Grazie, grazie alle Paoline, grazie alla casa editrice, grazie a chi ci ha avuto la pazienza di ascoltarci per così a lungo. Buona giornata e buona serata a secondo di quando vedrete il video. Grazie.